Ed ora invece lasciamo i microfoni alla rubrica Red Carpet di Edoardo Paola, perché ricordiamo la scomparsa di Gina Lollobrigida. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Red Carpet. Oggi il nostro tappeto rosso è tutto dedicato a Gina Lollobrigida, la nostra grande Gina nazionale che purtroppo lunedì ci ha lasciati. È inutile dire che lascia un vuoto incolmabile. Gina è stata non solo un'icona del cinema ma anche del costume, una delle dive più importanti non solo del panorama italiano ma anche del panorama internazionale, al suo pari solo Sophia Loren. Nella sua lunga carriera ha ottenuto molti premi e riconoscimenti, tra i quali anche un Golden Globe e ben 7 David di Donatello. Gina Lollobrigida è stata un'enorme artista a tutto tondo e, contrariamente a quello che si crede, non ha iniziato la sua carriera artistica al cinema ma addirittura all'Accademia di Belle Arti a Roma, dove, vincitrice di una borsa di studio, si occupa di pittura e scultura. Il sogno della Lollo infatti era quello di diventare un artista, una cantante, non pensava assolutamente al cinema, ma il destino ha voluto che facesse altro. Nel 1947 un amico la conduce al concorso di Miss Roma e, pur non avendo un abito adatto per l'occasione, si classifica seconda e ottiene un tale successo di pubblico che viene invitata per le finali di Miss Italia, dove ottiene il terzo posto dopo Lucia Bosè e Gianna Maria Canale, future stelle del cinema come lei. Sono proprio in quegli anni che il cinema le apre le porte, ma prima dell'Italia è la Francia che la consacra vedette con il film Fanfan la Tulipe. I francesi si innamorano di lei e la considerano un'attrice francese. In Italia invece l'ingresso al cinema avviene grazie a Vittorio De Sica. Convinto delle potenzialità cinematografiche di Gina, la vuole accanto a sé nel 1953 nel film Pane, Amore e Fantasia, dove Gina interpreta il ruolo della bersagliera, premiato poi con il Nastro d'Argento, e con questo ruolo lei entrerà poi definitivamente nell'immaginario collettivo grazie alla vulcanica interpretazione della Bella Popolana. Raggiunti i vertici della notorietà, l'anno dopo girò il seguito altrettanto riuscito, Pane, Amore e Gelosia, sempre di Comencini, ma nel 1955 rifiuta di recitare in Pane, Amore di Dino Risi, terzo capitolo della serie, e venne poi rimpiazzata da Sophia Loren, che da allora divenne poi la sua storica rivale secondo la stampa. Bene, adesso fermiamoci un attimo e ascoltiamo proprio la voce di Gina Lollobrigida in una delle sue esecuzioni canore all'interno del film La donna più bella del mondo. Sono la bella regina con l'amore.
bentornati, continuiamo con il nostro omaggio a Gina Lollobrigida. Negli anni l'attrice interpreta diversi ruoli che esaltano le sue doti drammatiche, come la provinciale di Mario Soldati, la romana di Luigi Zampa, Un bellissimo novembre di Mauro Bolognini, che sono considerate proprio tra le sue prove migliori, almeno come attrice drammatica. Soprannominata la Lollo, Gina è stata una delle più importanti attrici europee, sex symbol degli anni 50 e 60 a livello proprio internazionale. È una delle poche attrici italiane ad aver recitato in numerosi film americani che l'hanno poi resa celebre anche in tutto il mondo, facendola diventare una star a Hollywood. Nel 1955 la rivista Time le dedica la copertina, e nel corso della sua carriera gira ben 60 film lavorando con i più grandi attori dell'epoca, da Marcello Mastroianni a Yul Brynner, Sean Connery, Rock Hudson, Frank Sinatra, John Huston, Humphrey Bogart, Jennifer Jones, Errol Flynn e tantissimi altri. Nel 1955 è protagonista di una produzione molto ambiziosa, La donna più bella del mondo, in coppia con Vittorio Gassman, un film biografico che romanza la vita del soprano Lina Cavalieri. E in questo ruolo Gina dà un'ottima prova anche come cantante lirica e vince il David Donatello come miglior attrice protagonista, premio che l'Accademia del Cinema istituì proprio in quell'anno. Nel 1956 recita nel film drammatico Trapezio accanto a Burt Lancaster e Tony Curtis, ma ad un certo punto il cinema cambia e Gina inizia a non essere più soddisfatta dei copioni che riceve. Voleva fare di più, ma il cinema non glielo permetteva, e così torna al suo primo vecchio amore, la pittura e la scultura. Una delle sue opere più famose è la scultura monumentale di quasi 6 metri di Esmeralda, che ritrae le sue fattezze, che riproduce il suo personaggio appunto del suo film. È stata poi nominata Cavaliere della Repubblica Italiana e nel 1996 è diventata accademica onoraria dell'antica Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, terza donna a ricevere questo onore dopo l'astronoma Margherita Hack e il premio Nobel Rita Levi Montalcini. E il 2 febbraio 2018 Gina riceve la sua stella Hollywood sulla famosa Walk of Fame, e la sua stella è la numero 2628. Bene, noi siamo arrivati al termine di questo omaggio alla nostra grande Gina Lollobrigida. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!